Hai mai pensato a cosa non dovresti mai dare ai tuoi figli una volta che sei in pensione? Cosa potrebbe succedere se lo facessi? E se, senza volerlo, stessi rendendo più difficile la loro crescita personale? In questo video esploreremo 8 cose che, secondo la saggezza buddista, dovresti evitare di dare ai tuoi figli, specialmente dopo i 70 anni. Queste riflessioni ti aiuteranno a vivere una vita serena e a mantenere l'equilibrio nelle relazioni familiari. Se vuoi proteggere la tua serenità e guidare i tuoi figli verso una vera indipendenza, resta con noi fino alla fine. Scopriremo insieme come evitare errori che potrebbero compromettere la tua pace interiore e il futuro dei tuoi figli. Prima di iniziare, assicurati di iscriverti al canale Dose Mentale e al canale Telegram per non perdere i prossimi video sulla crescita personale e spirituale. Inoltre, accedi all'Accademia di Meditazione che ti consigliamo in descrizione. E ora, cominciamo! Innanzitutto è importante chiarire che queste riflessioni non vogliono suggerirti di limitare l'amore o il sostegno verso i tuoi figli, ma piuttosto di essere saggio nel modo in cui gestisci le risorse e i legami familiari in questa fase della vita. Vediamo quindi insieme quali sono le 8 cose che dovresti evitare di dare ai tuoi figli dopo la pensione. 1. La tua approvazione incondizionata. La tua approvazione è un potente strumento educativo. Quando approvi automaticamente tutto ciò che fanno i tuoi figli, potresti privarli di importanti opportunità di crescita. La saggezza buddista sottolinea l'importanza dell'equilibrio che l'amore dovrebbe trovare con la disciplina. Se i tuoi figli ricevono sempre la tua approvazione, potrebbero non imparare a distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Invece, insegna loro che l'approvazione è qualcosa che si guadagna attraverso il comportamento responsabile e il rispetto degli altri. Questo non significa trattenere l'amore per loro, ma piuttosto aiutarli a comprendere il valore delle azioni corrette. 2. La tua casa. La casa rappresenta non solo un bene materiale, ma anche un rifugio di sicurezza e stabilità emotiva. Quando cedi la tua casa ai tuoi figli, potresti trovarti in una posizione di vulnerabilità, soprattutto se le circostanze cambiano e loro non sono in grado di supportarti come ti aspettavi. Mantenere la proprietà della tua casa ti dà la libertà di scegliere come e dove vivere, garantendoti indipendenza anche in età avanzata. Se decidi di vendere o affittare la tua casa, fallo solo se ne hai veramente bisogno e se hai considerato tutte le implicazioni a lungo termine. 3. Risposte immediate ai loro problemi. Come genitore, è naturale voler proteggere i propri figli da qualsiasi difficoltà. Tuttavia, risolvere immediatamente ogni loro problema può impedirgli di sviluppare la capacità di affrontare le sfide da soli. La saggezza buddista insegna che ogni difficoltà è un'opportunità per crescere. Invece di fornire soluzioni pronte, incoraggiali a riflettere e trovare da soli la strada giusta. Questo non solo li aiuterà a diventare più indipendenti, ma rafforzerà anche la loro autostima e la loro capacità di affrontare le difficoltà future. 4. La tua identità. La tua identità è composta da molteplici aspetti: le tue passioni, i tuoi valori, le tue esperienze. Se ti identifichi solo nel ruolo di genitore, rischi di perdere una parte fondamentale di te stesso quando i tuoi figli crescono e costruiscono la propria vita. È importante mantenere e coltivare la tua individualità, perché solo così potrai continuare a vivere una vita piena e soddisfacente anche nella vecchiaia. Mostra loro l'importanza di avere una propria identità che non dipende da nessun altro e incoraggiali a fare lo stesso. 5. Il controllo delle tue finanze. Le tue finanze rappresentano la tua sicurezza e la tua capacità di mantenere l'indipendenza. Delegare completamente questo aspetto ai tuoi figli può essere pericoloso, soprattutto se non hanno esperienza nella gestione del denaro o se si trovano in difficoltà finanziarie. Prendere decisioni finanziarie in modo indipendente ti permette di garantire che le tue risorse siano utilizzate in modo che riflettano i tuoi valori e obiettivi. Considera sempre di consultare un professionista per pianificare il futuro, ma mantieni il controllo diretto delle tue finanze per evitare situazioni che potrebbero mettere a rischio la tua sicurezza economica. 6. La tua energia emotiva.
Man mano che invecchiamo, la nostra capacità di gestire lo stress e le emozioni forti può diminuire. Dopo i 70 anni è essenziale proteggere la propria energia emotiva per mantenere una buona salute mentale. Se permetti che i problemi dei tuoi figli ti sopraffacciano, potresti ritrovarti esausto e incapace di prenderti cura di te stesso. È importante stabilire dei confini chiari, offrendo supporto emotivo quando necessario, ma senza lasciare che i loro problemi diventino il fulcro della tua vita. Prenditi del tempo per te stesso, per rilassarti e rigenerarti, in modo da poter offrire loro il supporto che possono veramente apprezzare. 7. Il peso delle tue esperienze passate. Le tue esperienze di vita, per quanto preziose, appartengono a te. Imporre ai tuoi figli il peso delle tue paure, fallimenti o successi potrebbe limitarli nel loro percorso di crescita. Ogni generazione ha le proprie sfide e insegnamenti da apprendere. Lascia che i tuoi figli facciano i propri errori e imparino da essi. Questo non solo li aiuterà a sviluppare la resilienza, ma permetterà anche a te di lasciare andare il passato e vivere nel presente. Fai della tua saggezza una guida, non un fardello. 8. Il controllo della tua vita. Invecchiando, può sembrare più facile lasciare che i tuoi figli prendano decisioni per te, ma cedere completamente il controllo della tua vita può portare a sentimenti di perdita di autonomia e dignità. È fondamentale che tu rimanga il protagonista delle tue scelte, grandi o piccole che siano. Continua a prendere decisioni che riflettano i tuoi valori e volontà e non avere paura di dire no quando qualcosa non ti sembra giusto. Mantenere il controllo della tua vita ti aiuterà a vivere con più soddisfazione e a sentirti in pace con te stesso. La pensione non è solo una fase di riposo, ma un'opportunità per riscoprire te stesso e rafforzare il rapporto con i tuoi figli su basi più equilibrate e sane. La saggezza buddista ti ricorda l'importanza dell'equilibrio in tutte le cose e questo si applica anche alle relazioni familiari. Evitando di dare queste 8 cose ai tuoi figli, potrai vivere una vita più serena e indipendente, mostrando loro come affrontare il mondo con forza e responsabilità. Ricorda che la tua felicità e il tuo benessere sono fondamentali non solo per te, ma anche per i tuoi figli. Quando ti prendi cura di te stesso e mantieni la tua indipendenza, diventi un esempio di saggezza e resilienza. Le scelte che fai durante la pensione possono influenzare positivamente il futuro della tua famiglia, insegnandole il valore dell'autonomia e dell'equilibrio. Non sentirti in colpa per mettere al primo posto il tuo benessere. È solo prendendoti cura di te stesso che potrai offrire il supporto genuino e significativo che i tuoi figli apprezzeranno davvero. Ti ringraziamo infinitamente per aver visto questo video. Se questo contenuto ti è stato utile, ti chiediamo di donarci il tuo prezioso mi piace e di iscriverti al canale Dose Mentale e al canale Telegram per altri contenuti simili. Il tuo supporto è fondamentale per noi. Inoltre, condividilo con chiunque pensi possa beneficiarne. E accedi all'Accademia di Meditazione che trovi in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video.